Questo libro è nato, è stato l'evoluzione della ricerca su mio padre. Mio padre è stato un reduce della divisione A qui, ha avuto la fortuna di salvarsi, ma non racconto mai nulla a casa. Io imparai quello che aveva vissuto solo dopo che lui era morto. Da lì mi è proprio nata la necessità di colmare questo vuoto. Di conseguenza ho cominciato a leggere libri, ho cominciato a studiare questa storia e ho cominciato ad andare a parlare con i reduci, soprattutto della provincia di Bologna. Poi dopo, col tempo, ne ho conosciuti tanti altri. E in questi reduci, nelle loro storie, io cercavo sempre il nome di mio padre. Però poi alla fine mi sono reso conto che ho trovato tanti padri, forse il mio non l'ho trovato appieno, ma ho trovato tanti padri, addirittura questa ricerca mi ha cambiato un po' anche il modo di essere, il modo di valutare la mia vita, conoscendo le loro cose. Ho avuto degli ottimi rapporti, abbiamo fatto cose insieme per tutto quello che si è potuto, le ho portati a Cefalonia che ho potuto, ho fatto viaggi a Cefalonia e in questa occasione ho voluto dare loro una certa visibilità. Nei libri degli storici questi uomini vengono considerati in modo generico, invece io penso che abbiano pagato anche loro il loro prezzo, di conseguenza hanno diritto a dire la loro. Sono 13 o 14 storie, chi lunga, chi corta, però sono storie che, se anche sono storie singole, di singoli, comunque racchiudono un tema generale, racchiudono è un discorso anche di insieme, perché quello che ha vissuto un soldato così può averlo vissuto anche, hanno vissuto anche i suoi compagni, la sua compagnia, il suo reggimento, insomma, per cui anche attraverso la storia di un singolo si può immaginare cosa questi soldati hanno provato in una storia che è stata comunque dimenticata per 50 anni, volutamente nascosta e che racchiude in sé dei valori importanti, perché questi soldati hanno avuto il libero arbitrio della scelta, perché c'è stato un generale che ha parlato di democrazia, c'è stato un referendum, fra virgolette, quindi loro hanno scelto comunque per il meglio, per quello che era il loro retaggio storico, il loro retaggio culturale.